In occasione della giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, l'UNICEF ricorda che circa 1 miliardo di bambini vive in condizioni di povertà multidimensionale. L'UNICEF Italia dedica la giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza al tema Ascolta il futuro, per invitare gli adulti ad ascoltare le bambine e i bambini rispetto a ciò che immaginano per il proprio futuro e per i propri diritti, e lancia il video Ascoltate il futuro, una lettera dei bambini ai leader del mondo per i World Children Days. Nell'ambito della campagna, l'UNICEF ha chiesto ai bambini di scrivere delle lettere sul mondo che vorrebbero vedere nel 2050. Le risposte sono arrivate da tutto il mondo, tra cui Gaza City, Haiti e la Tanzania, ed esprimono il desiderio dei bambini di essere al sicuro, in salute, istruiti e a riparo dalla guerra e dai rischi climatici. L'UNICEF lancia domani il nuovo rapporto La condizione dell'infanzia nel mondo 2024. Il futuro dell'infanzia è un mondo in trasformazione, dedicato alle sfide che l'infanzia in tutto il mondo dovrà affrontare negli anni a venire, in particolare le crisi climatiche estreme, i cambiamenti demografici e la disparità tecnologica.